Nel cielo, un vecchio fuoco di battaglia è pronto a divampare di nuovo. L'eterna sfida, la sempre finale, la partita, in tutti i modi l'abbiamo incorniciata. A tutte le latitudini della Lega ci sono due nomi da pronunciare, come un'unica formula per la settima di Serie A, Golbet Cotton. Consecutivi senza sconfitta, qui Tubani si libera subito la sposta sul mancino. Tubani, il primo volo di Santarelli a salvare sul numero 7 della Golbet. Entrare in temperatura in queste gelide serate, è ancora lui a sospingere l'attacco ad andare al sinistro, ma per la seconda volta nello spazio di 10 secondi c'è Simone Santarelli. Bini che scava in avanti dove non può arrivare Morezzi, poi l'errore del Cotton, quindi la conclusione dalla distanza, terzo miracolo di Santarelli. I risultati per ora si vedono: Stornelli vince il duello con Nolano, che lo mette a terra secondo il direttore di gara senza fallo. Nolano attende che un compagno si liberi, riesce ad andare verso il centro del campo dove Piro la sposta e va col destro. De Bernardo forse è coperto, non la vede, la palla gli rimbalza davanti al primo squillo, il Cotton va avanti 0-1. L'avevamo già andato a sottolineare, non c'è bisogno di questa tensione in una gara che è iniziata alla grandissima. Subito il cross sul secondo palo e Santarelli la deve mettere fuori, la palla stava entrando. Stornelli, rasoterra, era lì, esperto ad attendere Blandino. Il sinistro di Tubani, artistico, qui salva forse un gol. Tubani, vola oggi Tubani, riesce ad andare a sinistra e il pallone attraversa tutta l'area di rigore senza che possa arrivare dall'altro lato l'intervento di Stornelli. Nolano oppure artistico? Parte artistico, due in barriera, bomba di artistico, non lontano dal palo alla destra di De Bernardo. Questa parte c'è Stefano Carboni, l'1-2 che va a chiudersi e Stefano Carboni che prova ad andare in verticale, poi calcia Carboni, si deve distendere Santarelli qui. 30 secondi, quando Pantaleoni parte e batte col destro teso ancora dall'altra parte, un'occasione, il mancino e se lo divora, anche questo la Golbet, incredibile. Ricordato, non è riuscito pienamente ad entrare in gara, Roversi a sinistra, Tubani calcia, Santarelli la lascia lì, Tinazzi si salva ancora, è un tiro al bersaglio. Pantaleoni, Galassi lì dalla media distanza, potrebbe anche tirare invece, inventa dentro, Santarelli, non è possibile, ha preso anche questa da 1,5 metri. La fa scorrere tutti, allora Blandino corre in campo aperto, il sinistro di Blandino, palla fuori e l'ha toccata De Bernardo. Passare dentro per Roversi, c'è un tocco, la palla alta, è calcio d'angolo, questa sì, è l'ultima palla della partita, sale anche De Bernardo, c'è un secchio che vola in campo, che vola in campo. Calcio d'angolo battuto, nel frattempo con un secchio in campo il tiro di Bernardo Santarelli due volte! Non è possibile, incredibile, due parate di Santarelli, poi corre Piro dall'altro lato a porta vuota, corre Piro, la sfera sta per entrare, è lo 0-2 del Cotton Club, abbiamo capito poco di quel che è accaduto. Ora dovrebbe essere 0-2 per il Cotton Club all'interno di una delle gare più inspiegabili degli ultimi tempi della Serie A della Lega Calcio 8. Il Big Match lo vincono i campioni d'Italia con la Golbet che ha passato l'intera gara a tirare al bersaglio ad un Santarelli semplicemente sovrumano.